Ciao Pierandrea, allora complimenti per il tuo titolo, 400 misti, un commento sulla tua gara. Innanzitutto, grazie mille. No, la gara sono soddisfatto di questa gara, del tempo, delle sensazioni, di come ho affrontato la gara sia questa mattina che oggi pomeriggio. Devo dire che alla vigilia di questo assoluto non stavo male, però non ero convinto di riuscire a notare questo tempo qua. Quindi che mi sia un po' di autostima questa gara di oggi. Insomma, è un buon punto di partenza per continuare a lavorare in vista dei prossimi eventi. Beh, Certo, il prossimo obiettivo tuo quale sarà? sicuramente quest'anno all'anno olimpico mi piacerebbe avvicinarmi ancora di più al limite olimpico, è ancora distante, quindi c'è ancora tanto da lavorare. Però dopo un anno e mezzo, quasi 2 anni di risultati che non mi hanno soddisfatto appieno. E devo dire che nuotare questo tempo qua oggi, adesso, fa ben sperare per riuscire magari nei prossimi mesi appunto di avvicinarmi al limite olimpico. Certo, hai fatto un'analisi abbastanza attenta della tua gara e hai citato anche ad un percorso che ha visto comunque dei momenti magari non sempre positivi. E questa gara dici che ti è di un'iniezione positiva per il proseguio. Che messaggio daresti a quelle persone che si trovano magari ad affrontare un momento no da un punto di vista sportivo? Ma allora, sicuramente quando hai un brutto periodo, l'importante è cercare sempre di lottare, di continuare, perché io comunque non ho, cioè io so di non avere più 20 anni, ne ho quasi 27, e non è facile ritrovarsi a questa età, non avere buoni risultati. Pensi a tutto il lavoro che hai fatto e non lo vuoi buttare via, quindi l'importante è quello di non mollare mai e darci sempre dentro e era meglio di sé che prima o poi i risultati arrivano.